oggi questo giorno così importante per me. Voglio ringraziare con tutto il mio cuore due persone molto importanti della mia vita, il mio papà e la mia mamma. Caro papà, oggi mi hai accompagnato all'altare verso il mio grande amore. Ho stretto la tua mano così forte, papà, perché per tanti anni sei sempre stato tu il mio primo punto fermo nella vita. Sei stato la mia forza quando io avevo paura di affrontare le difficoltà della vita. Tu eri sempre pronto ad incoraggiarmi. Noi due ci assomigliamo tanto. Siamo entrambi duri, ma con il cuore di Dio. Io papà ti ammiro perché per 28 anni mi hai donato tanti insegnamenti e ti ringrazio per come mi hai cresciuta fino ad oggi. Ti voglio bene. Invece a te, caro mamma, ti ringrazio tanto per essere stata anche mia amica in tutto questo tempo. Mi sei sempre stata vicina, a volte non riuscivo ad esprimermi, ma tu capivi anche i miei silenzi. Sei stata sempre una mamma dolce e tremurosa, e soprattutto dolce con me. Ti voglio bene e ti ringrazio a tutti e due, i miei cari genitori, per tutto quanto. Grazie di cuore. Anche io in questo giorno particolare vorrei fare un ringraziamento a mio padre per avermi insegnato la forza di volontà quotidiana e la forza di reagire davanti a qualsiasi difficoltà che si possa presentare nella vita. E anche un ringraziamento speciale va anche a te, mamma, per tutto quello che hai fatto per me in tutti questi anni della mia vita. Ti ringrazio per avermi reso ciò che oggi sono. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi, ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Dicevi questo evento, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché spesso preferisco immaginare, ma che dire, che fare. Luciano, ricevi questa lettera, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché per lei che dobbiamo brindare. Sei l'infinito.